dici quella cosa? Cosa? Lo sai? Avengers Uniti! Sì, beh, non la diciamo davvero. Stai tranquilla, ragazza. Ricevuto. Jarvis, hai la fortezza. Sto mappando le radiazioni ora. George Boy si è dato da fare. Sono sopra la fonte di calore, quella del Terrigen AIM. Nat, portaci giù. Kamala e io penseremo alla torre di controllo principale. Thor, Tony, distruggete quanti più generatori possibile. Se fermiamo il segnale, fermiamo le navi da guerra. Hulk, sgombra la strada. Bene, salve a tutti amici e ben trovati, sono Smitter, eccoci qui per un nuovo episodio. E sicuramente questo deve essere l'ultimo, in caso c'è altro va bene così, di Marvel's Avengers. Davvero, ho avuto un bel download, diciamo, un bel upgrade ai nostre armi, con tutti i moneta Silarium, anche sesso Thor e anche Hulk dei pantaloni in fibra di carbonio eccellenti per attutire le cadute. Vabbè ragazzi, siamo pronti a affrontare questa ultima missione, penso così, quindi bando alle ciance e che oggi inizio. Let's go! Bam! E un altro hangar dell'AIM è distrutto. O forse tre. Contieniti, Stark. Ehi, alcuni di noi non hanno migliaia di anni di distruzioni davanti, Raperonzolo. Oh, gli sei mancato, Thor. Sembra ieri che eravamo tutti insieme così. Parli ancora come se fossi nostro padre, Cap. Ok. Generatori distrutti. Nessuna traccia degli altri inumani. Abbi fede, devono essere qui da qualche parte. Quando sarebbero comparsi i miei vecchi amici, mi commuove vedervi di nuovo tutti uniti. Mi state rendendo le cose troppo facili, offrendovi così per il macello. Che diavolo è questo? Fammi indovinare, un robot che brilla viola? Hulk, toglili di mezzo. Darton? Sì, può controllare le unità da remoto. Eliminale per prime. È arrivata la tua ora, George. Vengo a prenderti. Ottimista fino alla fine. Morirai con il sorriso sulle labbra. Avengers, con me! Scommetto che anche loro vorrebbero un mostro gamma. Ce l'hanno! Abominio! Ma è addomesticato? Le nave stanno emettendo una strana nebbia scura. Che cos'è? La gente è in preda al panico, tutti urlano e fuggono. Alcuni sembrano risentire della nebbia. È come se attivasse qualcosa dentro di loro. Tutti e due eravamo convinti che il Terrigen avrebbe cambiato il mondo. Lo so, e ci sbagliavamo entrambi, George. Non chiamarmi così.
Lui ha fallito. Motocron lo farà. Non esiste cura a questo o a quello che siamo diventati. Che cosa vuoi dire? Il potere non si può controllare. Adesso lo so. Deve essere distrutto. No. Il nostro sacrificio verrà ricordato, capitano. L'avete sentito, vero? Distruggiamo quel ripetitore. E la sua faccia. Io sto con lei. E anche io. Bestione? Non possiamo arrivare all'ultimo trasmettitore con il Quinjet. Troppo poco di copertura. Ci pensiamo noi. Come ci arriviamo? Io seguo Hulk e provo a non ammazzarmi precipitando. Ottimo piano. Datemi un secondo. Accedo al sistema. Aprite quella porta. D'accordo. Tenete d'occhio i generatori di campi di forza. Quando pulsano di luce gialla, distruggeteli. Uccidete il capitano Rogers. Senza di noi sono finiti. Ehi, credo di averlo capito. Ehi, ehi, Hulk, c'è una ragazzina in ascolto. Attento a come parli. È tutto inutile, Captain. Stai portando i tuoi amici a morte certa. Come loro ti hanno portato alla tua. E per cosa? Nessuno dei tuoi amici saprà che sei morto per loro. Oh, ma proprio sul serio con il monologo da cattivo, eh? Ha avuto 5 anni per esercitarsi. Inizia a parlare come te, Stark. Dovremmo lavorarci su. Questi tizi con i jetpack non danno fastidio anche a voi? Mi ricordano un altro con un'armatura volante. Oh, come osi parlare così di Thor? Non ci credo, sto combattendo con gli Avengers. Nat, non vedo generatori di campo di forza gialli. Li vedrai accanto alla porta, dammi solo un secondo. A quanto pare dormire per 5 anni ti rende impaziente. Captain ha grandi aspettative per tutti noi. Dovremmo superarle. Vedi? Ecco un atteggiamento positivo. Ho aperto i generatori del campo di forza, Cap. Disattiva quello scudo. Grazie. Scudo difensivo è disattivato, Nat. Come va con la porta? Difficile hackerare e combattere allo stesso tempo. Non ti stai divertendo? Vedete quello che vedo io? Quegli adattoidi! Hanno i poteri degli inumani! Li vedo. Abbiamo il nostro compito, ragazza. Lasciamo che Cap faccia il suo. Deve essere la ragione a guidare il nostro... Formazione! Il tempo degli eroi è finito. Testolina sta ancora parlando! Davvero? Guido, hai visto? Puoi sommetterci! Ehi!
vedete quello che vedo io? Quegli adattoidi hanno i poteri degli inumani. Li vedo. Abbiamo il nostro compito, ragazza. Lasciamo che Cap faccia il suo. Deve essere l'angiolo a guidare il nostro futuro. Il tempo degli eroi è finito. Testolina sta ancora parlando. Davvero? Ho un regalo per te. Guido, hai visto? Puoi scommetterci. E io ho detto BOM! Sei finito, bello! Kamala? Lo so, mi concentro. Ehi, ti ho vista! E sei stata fantastica! Grazie! Sì, in effetti sei stata fantastica. Movimentiamo un po'! Serve una mano, Adone. Per te è principe, Adone. Arrivo. Tony, come va con l'armatura? È il tuo modo per chiedermi se ho messo su qualche chilo? Non intendevo. Ehi, non siamo tutti super soldati, amico. $10 che Tony sta seguendo una dieta disintossicante. Ci sto. Mi appello al quinto emendamento. Di Monica? Cap, sta bypassando le porte. Sono dentro. Hulk, tienili occupati.
Sembra una stanza di conduzione energetica. Probabilmente per l'ultimo trasmettitore. Tutto elettrificato. C'è qualcosa che non va. Avremmo dovuto vedere degli inumani ormai. Pensa alla sicurezza che c'era nella prigione. La IM non li cederà tanto facilmente. Ma non possiamo liberarli finché non siamo sicuri che la IM non userà il gas per ucciderli. Tony, un po' di tatto non guasterebbe. Giusto, scusami, Kamala. No, hai ragione. Dobbiamo fermare il segnale. Ci sto lavorando. Voi copritemi. Cerca un interruttore d'emergenza. La IM deve poter spegnere tutto per le riparazioni. Captain, tu non c'eri. Non hai sentito le testimonianze. Il dolore. Nessuno dovrebbe vivere così. Su questo siamo d'accordo. Ho visto cosa succede quando chi ha il potere decide chi vive e chi muore, dottore. Non permetterò che la storia si ripeta. Allora non costringerci a vivere un altro A-Day. Non l'abbiamo fatto, George. È questo parte del problema. Ho trovato il modo di salire. O la va o la spacca. Yo, cervellone, da questa parte. Sono quasi. Attento, Cap. Ricevo strane rilevazioni elettromagnetiche da quella torre. Non poteva essere facile. Fagliela vedere, Cap! Ti raggiungono appena ho finito. Sto avendo difficoltà anche solo a colpire qualcuno qui. A voi come sta andando? Sto aiutando Black Widow a fargli il culo! Concentrati su quei culi, ragazza. Ah, giusto. Farò del tuo. Formazione d'attacco! La fonte d'energia del trasmettitore è da qualche parte sopra di voi. E saliamo.
Sembra che il trasmettitore venga alimentato da 3 nuclei. Fate fuori questi qui e vi procuro un terminale per aprire le unità di contenimento. Ricevuto. Ma quanti sono? Combattiamo per una giusta causa. Il numero non conta. Divertente. A me sembra che conti, invece. Come va, Lee Cap? Sto dando una ripulita. Sarà così facile. Era l'ultimo nucleo. La trasmissione si interromperà. No, ricevo ancora il segnale. Arriva dal sito di estrazione. La fonte di calore delle Dei, quella che ha causato i terremoti. Qualsiasi cosa ci sia là dietro, Modok non vuole che ci arrivi. Hai altri problemi, Capert. Ha appena detto una parolaccia.